Buongiorno, vorrei continuare a raccontare storie di resistenza nella Shoah e dopo aver raccontato la storia della eroica rivolta nel centro di sterminio di Sobibor, oggi vi racconto una storia forse altrettanto poco conosciuta che si è svolta invece ad Auschwitz-Birkenau, il principale centro di sterminio per gli ebrei dell'Europa. Ebbene, questa rivolta ha coinvolto in particolare quattro donne, quattro giovani donne, che facevano parte di un gruppo di una ventina, trentina di prigioniere ebree che aiutarono gli uomini del Sonderkommando il 7 ottobre 1944 a ribellarsi in una maniera veramente incredibile. Ma facciamo un passo indietro. Auschwitz è un campo di concentramento che viene istituito dai nazisti nella Polonia occupata, in realtà nella parte di Polonia che viene annessa al Reich, il 14 giugno 1940. E per i primi 2 anni, 2 anni e mezzo, è solo un campo di concentramento destinato principalmente ai prigionieri polacchi, agli oppositori politici. È solo nel corso del 1942, che Auschwitz diventerà anche un centro di sterminio, in particolare in un secondo campo costruito a qualche chilometro di distanza, 4 chilometri nella località di Bžižinka, a Birkenau, che appunto Auschwitz assomma anche alla funzione principale della repressione della prigionia, quella dello sterminio con il gas. Ma sarà principalmente a partire dalla primavera 1943, con l'installazione dei quattro grandi crematori, quattro grandi camere a gas a Birkenau, che Auschwitz-Birkenau diventa il principale centro di sterminio per gli ebrei dell'Europa occupata. Qui arriveranno per esempio anche la maggioranza degli ebrei italiani. Chi erano i Sonderkommando? I Sonderkommando sono una squadra di prigionieri, quasi tutti ebrei, che devono occuparsi probabilmente del compito più terrificante, del compito peggiore, cioè lavorano nelle camere a gas. Sonderkommando è una parola tedesca che è composta da due termini diversi. Sonder significa speciale, Kommando significa squadra, quindi squadra speciale, un eufemismo col quale i nazisti nascondevano la natura del loro crimine. Questi prigionieri, tutti uomini, giovani tra i 20 e i 30 anni in forze, dovevano lavorare nelle camere a gas occupandosi dei cadaveri delle vittime, quindi tagliavano i capelli lunghi alle donne, estraevano i denti d'oro e soprattutto si dovevano occupare di incenerire i corpi delle vittime asfissiate nei forni crematori. I Sonderkommando non si occupavano delle operazioni di assassinio che spettavano esclusivamente ai nazisti, quindi non erano coinvolti nell'assassinio, ma svolgevano appunto queste operazioni terribili. Erano però testimoni oculari, diciamo per così dire, del cuore della Shoah, di quanto avveniva dentro le camere a gas. Quindi periodicamente queste squadre di uomini che contavano alcune centinaia di persone venivano uccisi, quindi periodicamente questi uomini venivano uccisi. Venivano sostituiti con prigionieri, dei nuovi trasporti affinché nessuno rimanesse in vita e potesse testimoniare. Ebbene, è tra il 43 e il 44 che matura ad Auschwitz-Birkenau l'idea presso i prigionieri ebrei del Sonderkommando di ribellarsi, di tentare una rivolta che come quella di Sobibor, sapevano che sarebbe stata una rivolta disperata, immaginavano che nessuno avrebbe potuto uscire vivo di lì, però era un modo per ribellarsi innanzitutto con eroismo, con coraggio, quindi un modo per scegliersi una morte dignitosa attraverso il combattimento e poi con la speranza ovviamente che qualcuno di loro avrebbe potuto almeno fuggire dal perimetro del campo e provare a salvarsi. Ebbene, quegli uomini che maturarono questa decisione nel corso del 43, ma l'applicarono solamente il 7 ottobre 1944, cioè ci volle un tempo lunghissimo per preparare questa rivolta e nel frattempo erano cambiate le squadre, erano cambiati quindi gli uomini, e peraltro c'è un disegno di David Oller, uno di questi prigionieri che è sopravvissuto, un ebreo francese di origine polacca che ha fatto dei disegni sul loro terrificante lavoro nelle camere a gas, ne potete vedere uno per una vaga idea di che cosa significasse appunto per questi uomini dover svolgere quel compito. Ebbene, la rivolta è stata possibile grazie al coinvolgimento di un gruppo di ragazze, di un gruppo di giovanissime ragazze che andavano dai 16 ai 20, le più anziane per così dire avevano 30 anni.
che aiutarono questi uomini per mesi. Come li aiutarono? Non avevano armi, non avevano nulla, e quindi li aiutarono provvedendo a trafugare della polvere da sparo dalla fabbrica della Union Werke, che era situata in uno dei commandos esterni di Auschwitz. Auschwitz era una galassia concentrazionaria con più di 40 campi, industrie, eccetera. Producevano anche polvere da sparo, quindi componenti militari, e quindi queste donne si impegnarono a rischio della propria vita per fornire, diciamo così, la materia prima con la quale attuare appunto questa rivolta. Non sono conosciuti i nomi di tutte queste donne. Gli storici pensano che fossero tra le 20 e le 30. Quelli che sono conosciuti sono i quattro nomi delle ragazze principali che hanno tessuto questa rete clandestina di resistenza. Una in particolare, la leader di questa rivolta, si chiamava Rosa Robotta, era nata forse nel 1921-1923, le fonti discordano, comunque era molto giovane, era fin da adolescente una militante attiva di un'associazione sionista e una volta rinchiusa nel ghetto della sua città, della sua piccola cittadina polacca che si chiamava Czechanów, arriva quindi ad Auschwitz, deportata con tutta la sua famiglia nel 1942, è l'unica a essere selezionata, gli altri componenti della famiglia vengono immediatamente uccisi e Roja ha la fortuna di essere inviata subito a lavorare ai cosiddetti Canada. I Canada erano i grandi magazzini di Auschwitz-Birkenau, dove i nazisti smistavano, facevano smistare alle prigioniere, erano principalmente donne, ma c'erano anche uomini adibiti a questo compito, dove venivano smistati gli oggetti, i vestiti, tutto quanto veniva rubato alle vittime prima di essere assassinate, quindi vestiti, scarpe, gioielli, monili, utensili, eccetera, dovevano essere divisi per categorie e poi i pezzi migliori inviati in Germania. Era un lavoro privilegiato poter lavorare nel Canada. Come appunto Roja, pensate che Roja arriva nel 42, la sua storia finisce nel 45, quindi è una delle pochissime prigioniere di Auschwitz che riesce a resistere così a lungo, ma il fatto di lavorare appunto al coperto, di non essere quindi esposta a quel rigido inverno polacco che i prigionieri dovevano sopportare con vestiti totalmente inadeguati, in condizioni di denutrizione, ebbene lavorare al coperto faceva sì che le possibilità di sopravvivenza potessero aumentare, anche perché era possibile cercare di rubare dai vestiti, dalle valigie appunto delle vittime, qualcosa da mangiare o qualche oggetto che poteva essere barattato al mercato nero. È qui che Roja Robotta inizia a tessere la sua rete di relazioni nel campo. È una ragazza molto, molto buona, molto leale, ricordata da tante sopravvissute come colei che se trovava qualcosa da mangiare cercava di portarlo alle più deboli. E la storia di Roja si incontra con quella di Sonderkommando quando a un certo punto un altro ebreo proveniente sempre da Czechanów, quindi dal suo villaggio natale, che si chiamava Noa Zabludowicz, la contatta e le chiede se vuole aiutare gli uomini prigionieri appunto nelle camere gas a tentare questa rivolta. Va anche detto che ad Auschwitz c'erano due reti clandestine di resistenza, la rete cosiddetta internazionale che faceva capo ai prigionieri polacchi non ebrei e la rete invece la rete di resistenza clandestina ebraica. Questi due gruppi non avevano la stessa visione delle cose, in particolare al momento della rivolta, appunto nell'autunno 1944, la resistenza internazionale pensava che l'Armata Rossa fosse già così vicina, la vistola così vicina ad Auschwitz, che non valesse la pena tentare di morire tutti in una rivolta armata, ma fosse opportuno invece aspettare la liberazione. Ma gli uomini di Sonderkommando sono in un'altra posizione, non solo tutti i giorni si trovano a lavorare nell'inferno, più inferno possibile, perché devono continuamente mentire a quei gruppi di famiglie, di persone che arrivano da ogni paese convinti di fare la doccia, invece subiranno una morte atroce per asfissia, ma sono a contatto appunto con i cadaveri tutto il giorno, sanno che non hanno scampo, sanno che verranno assassinati presto per essere sostituiti da altri, quindi hanno una voglia disperata appunto di tentare l'impossibile.
Roja attorno a sé crea questo gruppo di donne, di ragazze che accettano di lavorare per lei. Lei appunto è a Birkenau, non lavora nella fabbrica della Union Werke, non lavora nella fabbrica dove viene prodotto l'esplosivo, ma contatta altre ragazze, come per esempio le principali sono Ala Gärtner, Regina Seifenstein, Esther, detta anche Estusa, Weissblum, che era stata deportata e lavorava con la sua sorella minore, Hanna, di 16 anni. Quindi Roja, Ala, Regina e Esther sono le quattro donne principali che sono state identificate, che accettano per mesi, cioè questa operazione di trafugare della polvere da sparo è un'operazione lunghissima, difficilissima, perché le deportate non hanno niente, le prigioniere non hanno nulla, hanno degli stracci addosso, camminano con gli zoccoli, dove possono nascondere della polvere da sparo? Possono nascondere pochissimi grammi ogni giorno quando tornano dal lavoro, sperando di non essere scoperte dalle capoie, quindi di non essere picchiate a morte. Li nascondono, per esempio, sotto lo straccio con cui si coprono il capo calvo, nascondono questa polvere da sparo, nel risvolto della manica della loro divisa, oppure dentro gli zoccoli. E poi consegnano, ogni sera, prima della chiusura delle baracche, il loro quantitativo a Roja. Come possiamo capire, ci vuole veramente un tempo molto lungo, finché arriva il 7 ottobre 1944, il giorno di questa disperata rivolta, in cui gli uomini del crematorio 4, loro principalmente, si ribellano e iniziano questa rivolta armata che le SS assolutamente non si aspettano. Sono esterrefatti di trovarsi a dover reprimere una rivolta in un centro di sterminio dentro una camera a gas. E la storia stessa di questa rivolta merita una storia a parte, che magari raccontiamo in un'altra puntata, però già possiamo dire che la maggior parte degli uomini che si ribellano vengono assassinati dalle SS, e anche quelli che scappano vengono ripresi, quindi è una rivolta che si spegne nel sangue. Quello che ci interessa è riprendere il filo di quelle ragazze che abbiamo lasciato, di quelle ragazze coraggiose, in particolare della nostra Roja Robotta, perché l'SS alla direzione del campo capiscono che solamente con il loro coinvolgimento, in particolare col coinvolgimento della squadra femminile che lavora nella fabbrica di polvere da sparo, è stato possibile mettere in atto una rivolta di quel tipo. Peraltro, non ho detto che gli uomini del Sonderkommando dinamitano la camera gas, cioè la vogliono far saltare in aria, quindi la loro è anche una ribellione per cercare di fermare lo sterminio. È chiaro che sanno che da soli non possono fermare la Shoah, però insomma è un gesto estremamente coraggioso e importante. Difatti poi il crematorio 4 non verrà utilizzato perché rimarrà gravemente danneggiato. Quindi le SS iniziano immediatamente un'inchiesta nel campo perché devono scoprire tutta la rete dei colpevoli per punirli. E inizialmente arrestano Ala, Regina e Esther, ma non Roja. Le arrestano, le portano nel bunker 11 del campo principale di Auschwitz. Il bunker 11 era la prigione, e nei sotterranei di questa prigione i prigionieri che avevano commesso, secondo le SS, un reato venivano torturati fino alla morte, torturati soprattutto affinché confessassero i nomi dei loro complici. Le ragazze non parlano, sono ragazze veramente molto coraggiose. Allora le SS capiscono che sia meglio cambiare strategia, le liberano. E addirittura dopo qualche giorno, appena le ragazze sono più o meno in condizione di reggersi in piedi per le botte che hanno subito, le rimandano a lavorare nella stessa fabbrica di munizioni dove sperano di poterle, diciamo, intercettare per risalire ai colpevoli. Come fanno a intercettarle? Infiltrano una spia. Infiltrano un certo Koch, un prigioniero politico cecoslovacco che però è per metà ebreo, che finge di sedurre Ala, una di loro. Ala ha già 30 anni, quindi era una ragazza insomma adulta, per l'epoca poi è ancora più adulta dei giorni nostri, e conquista la sua fiducia. E dopo questo suo tentativo, quindi vengono arrestate nuovamente le tre ragazze, e questa volta anche Roja Robotta. Le quattro ragazze sono rinchiuse individualmente nelle celle del bunker numero 11 e vengono picchiate in maniera terrificante. A questo punto la rete clandestina ebraica di Auschwitz è veramente molto preoccupata, perché avendo catturato Roja,
che è nel campo già da quasi 2 anni, che conosce tutti i nomi, non solo di quella rete specifica che ha portato alla rivolta del 7 ottobre di Sonderkommando, ma conosce veramente ogni, possiamo dire, ogni segreto dei gruppi clandestini che cercano di sabotare la produzione nazista o comunque di fare resistenza. Hanno paura che Roja non sopporti appunto quelle torture e allora corrompono il capo ebreo che sta di guardia al bunker numero 11 perché Noam Zabludovic, quel compagno di Roja, compagno nel senso che veniva dallo stesso suo villaggio natale, quindi anche lui era nativo di Cehanouf, vuole riuscire a incontrare Roja per rendersi conto in che condizioni è la ragazza, se avrebbe resistito o se sarebbe stata pronta a cedere per il dolore, quindi a metterli tutti in pericolo. Quindi il capo fa bere sostanzialmente la guardia SS che sta di guardia alla prigione, fa entrare Noam che sopravviverà, quindi ha lasciato una testimonianza molto lucida, molto precisa su Roja, trova una ragazza che in quel momento aveva 22 anni circa, è irriconoscibile da quanto l'hanno massacrata di botte. Lui non la riconosce assolutamente, se non per lo sguardo determinato che Roja ha ancora. Lei lo guarda e non riesce neanche a parlare da quanto è stata veramente torturata, pronuncia solo pochissime parole, incitando Noam a portare un messaggio da parte sua a tutti gli altri compagni della resistenza dentro Auschwitz, dicendo di continuare a combattere, che lei non avrebbe parlato e che il suo sacrificio non doveva essere vano. Quindi Noam, diciamo così, disperato per Roja, ma comunque rinfrancato che non sarebbero stati catturati per le sue parole, torna a portare questo messaggio. Ebbene, questa storia si conclude in maniera, nella maniera più terribile possibile, perché le quattro ragazze verranno impiccate in un'impiccagione pubblica, che sarà anche l'ultima impiccagione pubblica nel campo principale di Auschwitz, che avviene nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 1945. Le quattro ragazze vengono peraltro impiccate due alla volta. Due alla volta perché le squadre di lavoro dei prigionieri di Auschwitz devono lavorare per turni di 12 ore, quindi ci sono squadre che lavorano di giorno e altre che lavorano di notte. Allora, impiccarle due a due significa che tutti devono potersi fermare davanti al patibolo, davanti alla forca, sono costretti a mettersi in ginocchio e sono costretti a osservare queste ragazze appunto che muoiono. Peraltro tutte e quattro salgono sul patibolo, ci sono tantissime testimonianze, per esempio è sopravvissuta Hannah, la sorella piccola di Esther, che invece viene impiccata, che poi ha scritto un libro, che testimoniano come tutte e quattro, con grande coraggio, prima di essere impiccate, lanciano un grido di incitazione alla rivolta, dicendo continuate, sperate, la liberazione è vicina, non abbiate paura. Quindi fino alla fine rimangono veramente eroiche e fedeli alla loro missione. Questa impiccagione è stata talmente un evento che ha segnato la memoria dei sopravvissuti, non solo perché è stata l'ultima, ma perché queste quattro ragazze hanno ricevuto questa punizione veramente esemplare dal punto di vista nazista, affinché nessun altro potesse pensare di commettere un atto di resistenza. Ma tanti ne hanno parlato con linguaggi diversi. C'è un disegno di Zofia, per esempio, una sopravvissuta ebrea polacca che poi cambia il suo nome in Naomi, che ha fatto un disegno che ora vedete, e questo disegno è impreciso perché lei le ricorda impiccate contemporaneamente tutte e quattro insieme, mentre sono state impiccate due a due, però è appunto un ricordo molto preciso. Ma c'è anche una sopravvissuta italiana che tutti noi conosciamo bene e amiamo, Liliana Segre, la nostra amata senatrice a vita, che venne deportata da bambina, aveva 13 anni per Auschwitz, venne deportata da Milano il 30 gennaio 1944, che fu costretta ad assistere a quell'impiccagione. E così l'ha ricordato in una intervista che ha rilasciato a Daniela Padoan in un bellissimo libro che si chiama Come una rana d'inverno. Vi leggo queste due righe. Quando siamo arrivate,
ci hanno fatto mettere in ginocchio e il comandante del campo ha detto: guardate bene, perché questo è ciò che capita a chi fa del sabotaggio. Ci ha tenute lì parecchio, parecchio tempo a guardare. Proprio lì con noi c'era la sorella di una di queste due ragazze, anche lei obbligata a guardare. La sorella era appunto Esther, scusate, la sorella era appunto Hannah Weisblum, la sorella di Esther Weinblum, che poi ha scritto anche un libro. Se volete sapere meglio come si è svolta la rivolta del Sonderkommando o come erano costretti a lavorare gli uomini del Sonderkommando, voglio consigliarvi questo libro straordinario che ha scritto Shlomo Venezia, ebreo italiano, ma deportato dalla Grecia, deportato da Salonicco, che fu costretto insieme al fratello Moise e al cugino Dario Gabbai a lavorare nelle camere gas, è sopravvissuto, ha rilasciato tante testimonianze e ci ha lasciato questo libro. Quindi un'altra storia di resistenza poco conosciuta, anche per spiegare come dietro al gesto magari di alcune persone ce ne siano state anche altre, meno conosciute, ma che hanno rischiato la propria vita per morire con dignità e per cercare soprattutto di compiere quell'ultimo gesto che potesse anche riscattare il loro essere state condannate a essere solamente delle vittime. Grazie e alla prossima storia.